Il nostro settore è rappresentato da 77.000 aziende e occupa 410.000 addetti. Il 90% delle aziende si inserisce nella fascia di occupazione dai 10 ai 20 dipendenti. Quindi parliamo in maniera forte, seria e significativa di piccole e medie imprese. Federlegno Arredo gestisce due eventi importantissimi che sono invidiati da tutti i maggiori organizzatori di fiere e di eventi del mondo, che sono il Salone del Mobile ed il Made Expo. Questa tavola rotonda vuole essere il nostro cuore, la nostra mente, la mente di uomini che rappresentano l'Italia manifatturiera, ostinatamente manifatturiera, che tutti i giorni si adopera per produrre beni reali e non fantasmi finanziari. In questo incontro vorremmo discutere con voi di quella che è la strada, la nostra exit strategy, la vostra exit strategy per portare il nostro tessuto economico-produttivo fuori dalla crisi. Sono trascorsi molti anni da quando i imprenditori ed economisti, tra cui Giustino, sollevavano a gran voce la questione meridionale. Dove sono e come sono programmati i necessari interventi per colmare il gap nord-sud e per risanare il tessuto civile e economico del meridione? Volevo fare una brevissima premessa che è innanzitutto di un ringraziamento al fatto che siate qui. Noi siamo oltremodo lieti che abbiate chiesto questo incontro. Mi riferisco al Presidente, a tutti coloro che hanno, diciamo così, collaborato per questa riunione. Vorrei passare un attimo a questa cosa che riguarda, questa domanda che riguarda in particolare, che si diciamo, riferisce in particolare all'ultimo fiscale e quindi in maniera molto più specifica a questo accenno che ha fatto il Presidente sul divario nord-sud, su queste differenze, su che cosa direi si può prospettare. Io credo che bisogna dire in parole molto semplici che cos'è il federalismo fiscale, perché ovviamente molte volte, insomma, quando si legge anche sui giornali, il federalismo fiscale viene scambiato per maggiori soldi ai territori, no? Cioè, a volte, molto spesso, anzi, viene data questa definizione. Il federalismo fiscale non è questa cosa. Il federalismo fiscale è, diciamo, un modo nuovo di gestire i tributi dei cittadini, questa è la sostanza, che è un modo che si richiama in maniera fortissima alla responsabilità, dell'amministratore. Il discorso del costo standard è il discorso fondamentale per dare a, direi così, all'amministratore la possibilità di dire i soldi da quel momento in poi, in cui si partirà definitivamente col federalismo fiscale, vengono dai tributi. I tributi che il cittadino versa allo Stato, parte di questi tributi si fermano nel comune e una parte vanno allo Stato. Questa parte che si ferma, evidentemente, è la parte che corrisponde ai, diciamo così, alle funzioni e ai loro costi standard. Questo è il concetto. Il federalismo fiscale, del quale si parla a volte a vanvera, che diciamo, sarà un federalismo che crea delle differenze, è un federalismo che crea le uguaglianze, che crea le parità di trattamento, perché lo sforzo poi sarà da parte dell'amministratore pubblico, del sindaco, diciamo così, gestire i soldi dei cittadini con assoluta responsabilità. Ma quel sindaco, nel momento in cui quella funzione costa X, se non la gestisce bene, quando gli mancano i soldi alla fine dell'anno, non sarà più rimborso piedi lista, non ci avrà più i soldi. Allora cosa dovrà fare? O andrà a, diciamo così, prendere ulteriori soldi per mettere su delle tasse ai cittadini, che sarà un po' dura, diciamo, per lui, per la sua riconferma, o se farà, direi, delle cavolate, diciamo così, delle cose sbagliate, gravi, non potrà addirittura più essere riconfermato, non potrà neanche più ricandidarsi. Perché ha detto cose assolutamente condivisibili sugli auspici
del federalismo, dentro questa logica però spesso ci sono iniziative che noi non condividiamo, il Ministero dell'Economia che spesso utilizza nel breve risorse pubbliche destinate a investimenti infrastrutturali al Mezzogiorno che nessuno ridarà più al Mezzogiorno. È di questa mattina il monito di Svimez, è più che un monito, una cruda analisi della realtà, cioè di 700.000 giovani che hanno lasciato negli ultimi 10 anni il Mezzogiorno, che sono una perdita di capitale sociale unico. Vorrei che facessimo al Sud in qualche modo le cose che Derrida ricordava, da un'occhiata alla relazione di quest'anno, agli italiani in giro per il mondo, cioè che troviamo un sacco di italiani e non troviamo mai l'Italia. E non vorrei che trovassimo, così come è accaduto negli anni 60 e 70, un sacco di meridionali in giro per il paese e non trovassimo poi il Mezzogiorno. E per ritrovare il Mezzogiorno bisogna evidentemente emancipare il Mezzogiorno. Io rispondo invece immediatamente alla domanda di Maurizio, perché nel provvedimento anticrisi, che adesso appunto al vaglio del Parlamento, c'è questa questione, l'articolo 9 e l'articolo 10, sui crediti vantati dalle imprese rispetto ai privati e alla pubblica amministrazione. Si prevede innanzitutto un sistema di compensazione fra i crediti privati e i debiti d'imposta e soprattutto si chiede una tempestività all'articolo 10 sui pagamenti ultradecennali che vantate nei confronti della pubblica amministrazione. Lo sportello unico per le attività produttive, che questo consente a chi avvia un'attività imprenditoriale di avere molta facilità e molta più velocità rispetto al rapporto con la pubblica amministrazione, perché invece di interloquire con tante amministrazioni che sono coinvolte dal procedimento, ci sarà un unico sportello che interloquisce con l'imprenditore e dà risposte rispetto a questo, prevedendo anche sanzioni qualora non ci siano delle risposte. Denuncia di inizio attività per un imprenditore, anche giovane, che si avvia all'attività imprenditoriale è sicuramente un vantaggio, perché comporta una celerità dei rapporti con la pubblica amministrazione. Noi dobbiamo, prima cosa, quando facciamo una norma, misurare, contare. Noi giuristi non sappiamo contare, gli unici numeri li usiamo per dire il numero delle leggi, il numero dell'articolo, il numero del codice. Sono gli unici numeri che usiamo ed è sbagliato. Allora, il primo modo nuovo di lavorare è quello che stiamo cercando di porre qui, e Aldo lo sa, è proprio una cosa che in queste stanze avviene, è quello, prima di scrivere una norma, di cominciare a capire che impatto può avere e quant'è la cifra finale di questa norma. Deve equivalere a un numero che deve essere, almeno in questo palazzo, un risparmio per i cittadini e soprattutto direi per le imprese. La seconda cosa, che pure in qualche modo potevo al centro, per questo ve lo dico qua, perché così poi cerchiamo di capire, di darci dei compiti a casa, di capire come possiamo andare avanti. La seconda cosa è ascoltare. Quindi, oltre a misurare, la seconda parola d'ordine è ascoltare. Ascoltare chi veramente attua le norme, non chi le produce, quindi siamo più efficienti che ce la parte. E provare a trasformare, ecco, oltre ad ascoltare, aggiungere una cosa, a trasformare questo ascolto in una potenzialità, in una forza costruttiva. Senza questa forza, e lo dico chiaramente, mi perdonerei se fosse chiaro, se questo può sembrare un segno di debolezza politica, ma non lo è, senza questa forza che viene dall'ascolto vostro, una forza di pressione, di spinta, di convincimento, da soli non sempre ce la possiamo fare. In conclusione, io voglio ringraziare tantissimo le persone che sono intervenute. Vi saluto, a presto rincontrarci. Grazie.